A tutti, sono sempre Edoardo della libreria Giometti Antonello di Macerata e oggi siamo di nuovo ad un episodio di Libri di Pietra, ma un episodio che io a mio modo considero speciale perché presentiamo in questo caso l'intero catalogo di due case editrici molto affraternate, molto legate, per quanto vuoi con delle specificità che andremo a vedere. Queste incarnano l'esperienza ovviamente di tutto un gruppo di persone, ma nello specifico, almeno per la mia diretta conoscenza proprio editoriale di queste opere, di questa casa editrice, riguarda l'esperienza di Riccardo Corsi, che è un bravissimo scrittore ed editore, nonché storico allievo di Gianni Scalia e della bellissima rivista In forma di parole, che mai troppo spesso si cita adeguatamente, che è stata dall'inizio, dagli albori della sua nascita, parliamo, credo, adesso se non sbaglio, non so se addirittura alla fine degli anni 70 o i primi anni 80, attraverso tutta una ricerca su Heidegger, parte come una delle esperienze più cosmopolite e più autentiche della cultura italiana negli ultimi 40 anni. E troppo spesso, e secondo me colpevolmente, non viene citata. Tramite Scalia si sono aperti mondi con un'infinità di poeti, faceva antologie di poeti di tutto il mondo, con uno sguardo poi anche su Simone Weil, sulle esperienze di Simone Weil, su esperienze filosofiche estreme, quindi un'esperienza culturale totalizzante, che andrebbe studiata come si deve, sempre con il giusto gusto, secondo me, della minorità veramente, del mai prendere parte, come dire, a questa sorta di stentoria e ridicola vocazione maggioritaria del culturale. In quel caso c'è una bella eresia, c'è un bel nomadismo, magari di marca anche valseriana, che anima proprio l'operazione di queste case editrici. E nel caso, appunto, come vi dicevo, di Riccardo Corsi, sono queste due bellissime case editrici. Parliamo appunto dei Portatori d'Acqua, adesso ve ne mostro ogni singolo libro. In questo caso poi leggerò da alcuni libri, ma vi mostro ogni singolo loro titolo. Questo è Le Memorie di Georges Kean di Antonello Lombardi, che è questo libraio molto bravo di Bologna, che praticamente ha scritto questa sorta di prosa immaginaria, ma molto documentata in realtà, su questo Georges Kean, che è in sostanza il sinologo protagonista di Auto da fè di Elia Scanetti, perché questo signore Antonello Lombardi è uno dei massimi esperti italiani e europei di Elia Scanetti, un grandissimo collezionista, è una libreria musicale a Bologna davvero molto bella. Poi passiamo, va bene, a un classico della critica d'arte italiana del Novecento, ma un classico della prosa, mi verrebbe da dire, del Novecento italiano, cioè Roberto Longhi, con queste proposte per una critica d'arte con una stupenda prefazione di Giorgio Agamben, in cui parla proprio della filosofia italiana nel suo rapporto con la letteratura, con i classici. E allo stesso tempo Agamben si sofferma anche su questo saggio di Longhi, che è pieno di influenze anche dal mondo francese, perché è un saggio giovanile di Longhi, in cui si vedono anche diverse influenze, o comunque influenze di contrasto, per esempio con esperienze di critica o delle divagazioni di Mallarmé o di Fénéon. Quindi è un saggio interessante anche proprio nella singola opera di Roberto Longhi, perché dimostra, come dire, come lui ha elaborato quasi questa sorta di fenomenologia visivo-descrittiva delle sue opere. È un saggio meraviglioso, è personalmente il primo libro che comprai della casa editrice, peraltro non conoscevo ancora nessuno, dopo siamo diventati amici con Riccardo Corsi. Poi c'è questo bellissimo libro di, sperando di pronunciarlo bene, Avraham Ben Yitzhak, queste poesie con un saggio di Lea Goldberg, e sono le poesie di lingua ebraica di questo appunto dottor Zonne, lo chiamava Elia Scanetti. Questa è una figura quasi leggendaria, se non anzi totalmente leggendaria, ma in realtà molto reale, della Vienna primo-novecentesca dei vari Werfel, Altenberg e Krauss. E questo era veramente l'autore forse più minore, il poeta più minore che esista al mondo, perché veramente erano rarissime le sue
edizioni di poesia, era una persona un po', mi viene da pensare a Roberto Bazlen, che veramente ha creato solo dei lacerti d'opera, ma non perché non ci fosse un'intenzione architettonica dell'opera, però anche in quel caso c'era questa sorta di potenza quasi sciamanica che animava il dottor Sonni. Elias Canetti ne ritrae delle pagine come di una figura culturale del mondo viennese assolutamente imprescindibile, ma che in realtà rimane molto nascosta all'interno di quella fauna particolarissima di cui Krauss, insomma, fu cantore e distruttore allo stesso tempo. E poi c'è questo bellissimo libro del vento, appunto, del nostro amico Riccardo Corsi. E qui ho qualche problema nel descriverlo perché è veramente un caleidoscopio verbale, non saprei come altro descriverlo. È un diario di viaggio, un taccuino d'appunti, sono delle prose a tratti sapienziali, a tratti degli sguardi e degli squarci sul mondo. È pieno, è un universo di riferimenti in movimento e in forza reciproca. Tutti animati appunto da una ricerca quasi sapienziale che guarda molto anche alla filosofia araba di cui Corsi è un grande appassionato, un grande esperto. Però c'è veramente di tutto, c'è anche tutto il meglio della cultura europea. Veramente un libro veramente particolare. Poi ci sono questi altri saggi che adesso, questo andiamo più, c'è anche una parte più politica in sostanza di questa casa editrice. E loro fanno anche questi libri in sostanza di testimonianze, mi verrebbe da pensare. Questo sul Los Lapices, queste tutto sono testimonianze di proteste in Argentina. Poi, adesso perdonate se su alcuni sarò molto tranchant, ma veramente qui ci sarebbe da parlare per un'ora e non voglio tediarvi, anche se questi libri in realtà sono tutto fuorché noiosi. Poi c'è questo Michel Serres, Chez mon ami, che è un saggio del filosofo della scienza Michel Serres, che peraltro ci ha lasciato non molto tempo fa, e questo è un saggio proprio sull'opera di Hergé come fumettista. Vi faccio vedere anche un attimo la bellezza proprio del libro, perché è pieno di immagini, un immaginato meraviglioso. È un saggio filosofico appunto di questo grandissimo filosofo, studioso di Leibniz, dell'origine della scienza, studioso dell'antica Roma. Serres era una figura veramente caleidoscopica, e qui parla appunto della sua esperienza di Hergé come sorta di compagno filosofico a fumetti. È veramente un saggio molto molto divertente. Adesso approfitto un secondo anche per mostrarvi le immagini del libro di Corsi, per dirvi la bellezza del suo libro, che è veramente secondo me meraviglioso, pieno di immagini anche dal mondo, insomma, da varie epoche, varie civiltà. È proprio una cosa meravigliosa. C'è questa bellissima foto sono delle poesie, c'è di tutto e di più qua. C'è una bellissima foto di Karl Kraus che volevo mostrarvi. Guardate queste meravigliose figure a cavallo di cacciatori, sono bellissime. Secondo, eccoci qua. Descritto dal nostro amico Riccardo come Karl Kraus, il ragazzo che estrae dalla tasca la scatola di fiammiferi con dentro gli Spartani. C'è questa bellissima foto giovanile di un Karl Kraus liceale che trovo deliziosa. E poi venendo agli altri libri, c'è questo bellissimo, la carta Viaggi immaginari, sogni di una mappa del Cinquecento, che è il progetto di vari anche illustratori contemporanei, tra cui Baronciani, Montanari, ce ne sono diversi, praticamente ispirandosi a una mappa ritrovata, in sostanza ne rielaborano anche lo schema. Adesso vi faccio vedere che sta, insomma, già dalle pagine di guardia, vedete, sono illustrate, questa è la mappa originale, poi come viene rielaborata. Un secondo che ve la cerco di aprire in modo. Ovviamente ci sono anche dei fumetti e delle cose, è un libro molto molto bello. Sono tutte delle
tavole, insomma, delle considerazioni in immagine o delle opere anche proprio pittorico-illustrative legate proprio al concetto di mappa, di sfera, di globo, di cartografia. Anche al concetto di spazio inesplorato, basti pensare a questo labirinto. Però è molto interessante questo, una serie di indagini per immagini, sono, come vedete, si vede molto molto bello. E io volevo soffermarmi anche sull'ultimo particolare grafico di questa casa editrice, per poi passare a, appunto, sempre iconograficamente, verrebbe da dire, ai alle edizioni degli animali, che sono due case editrici affraternate negli intenti. Se fate caso, qui c'è questa sorta di piccola figura di alcuni demoni, sembrerebbero, non so se addirittura presi da un oggetto scultoreo, da una moneta. Adesso perdonate la mia ignoranza, ma non mi ricordo. Però è interessante la descrizione che viene fatta all'interno del sito della casa editrice. Parlano appunto di questi vari demoni che portano delle brocche d'acqua alla dea. E questi demoni, questi spiriti, come dire, nomadi, portano l'acqua alla dea madre. Quindi c'è questo tentativo, come loro stessi dicono, del manifesto della loro casa editrice. Parlano appunto di questo portare acqua alla dea, sarebbe quasi, come dire, rifecondare il passato come un progetto di futuro, come se c'è un passato ancora in atto, e quindi c'è quasi una, come dire, vocazione mitologica, mi verrebbe a dire, ma in un senso tutto molto di clandestinità, di occultamento di un culto primario, che è un po' come alla Warburg, le immagini comunque clandestinamente continuano a ripercorrersi, e c'è questa volontà anche nei portatori d'acqua, quasi di essere la brocca che riporta e ripone all'interno, nei suoi libri, proprio questo spirito riavveniente quasi di immagini fondanti e sondanti l'essere umano. Lo fanno appunto con uno spirito nomadico, sprezzante. Come avete visto, il catalogo è molto vario, ci sono questi testi che fuggono tutti per le loro vie, si passa veramente dall'unghia, delle lettere di protesta, a un'indagine su una mappa, o al bellissimo libro, questo diario immaginario, ma non solo immaginario in realtà, ci sono molte anche testimonianze personali di corsi, quindi c'è veramente di tutto e di più. E ora passerei a queste edizioni degli animali. Adesso vi faccio notare giusto il particolare del loro logo, adesso non so se si vede da qua. È una piccola statuina in ceramica di questa figurina mitologica, sembra anch'essa una dea, che tiene in mano dei serpenti, come dire, a imbracciare la forza pura della natura. E sono delle statuine che sono, come dice la Marina Gimbutas, adesso magari correggetemi se sbaglio la pronuncia, però questa grande studiosa del mito parla appunto di queste figurine di ceramica dentro il tempio di Cnosso e di queste divinità in sostanza terrestri della forza, proprio dalla forza ferina e dalla forza quasi anche, come dire, di insorgenza, dalla forza polemica, ma nel senso eracliteo. Infatti nel manifesto anch'esso apposto a queste edizioni si parla di una casa editrice vicina a Polemos come sorgente della vitalità. Quindi anche in questo caso sono esperienze di scrittura estremamente forti, estremamente, come dire, dirompenti, e che seguono solo il loro tracciato, come un po' anche la filosofia eraclitea. Sono quasi oracolari questi testi, basti pensare, almeno a me ha colpito molto sia Thierry Metz che Pavel Flarensky, che ora vi andrò questi testi a leggerli. E appunto vi dicevo di questa dea che imbraccia un serpente nella mano, quindi c'è anche in questo caso un'idea di
ritorno delle immagini primarie, cioè in entrambe le case editrici c'è questo discorso sull'elementarità di alcuni segni, di alcuni simboli. Quindi sono delle esperienze che hanno una forte fondatezza progettuale, non sono semplicemente delle edizioni di decoro, non è becera editoria questa che viene fatta dai portatori d'acqua dalle edizioni degli animali. Cioè è un progetto culturale già in atto, i cui, come dire, resti per noi testimoni. O come dire, scrutatori delle cose del tempo, non ci restano questi testi, però c'è proprio un'intenzione quasi comunitaria seria, proprio una comunità filosofica, senza poi becere, come dire, beceri giochi, come spesso purtroppo accade. E quindi Thierry Metz, che dopo vi verrò a raccontare di cosa si tratta Thierry Metz, per questo saggio bellissimo di Massignon sui rifugiati europei, che è un saggio peraltro è sul senso dell'ospitalità. Questo è un saggio peraltro, adesso non ricordo gli anni in cui fu pubblicato, questo curato e tradotto da Corsi, ma peraltro se non mi sbaglio, adesso vi dico subito l'anno della traduzione, perdonatemi, ma è un saggio di diverso tempo fa. È una conferenza del 51, pensate addirittura, e lui si poneva problemi proprio sull'ospitalità e sul mondo mediterraneo e tutto, insomma, diverso tempo fa. Questo mi premeva specificare anche insomma, come la loro operazione sia archeologica, ma in un senso, cioè un'archeologia che guarda sempre al futuro che verrà, è molto, molto interessante. Poi c'è il mitico Pavel Flavensky, questo è addirittura un'anteprima europea e occidentale, nel senso che è la prima volta che, adesso mi ricordo bene, poi magari mi correggerà chi di dovuto, in cui un po' come accadde per le porte regali, a suo tempo pubblicate da Delfi, con la mediazione di Elemir Zolla. Questo saggio di Flavensky su Flaubert, su appunto La tentazione di Sant'Antonio, è la prima volta che arriva in Occidente, in una lingua occidentale. E cos'è questo saggio di Flavensky? Adesso vi farò una breve introduzione, poi andremo a parlare anche di tutti gli altri libri. Questo è un saggio che è sia una critica dell'estetismo flaubertiano, ma è un'analisi proprio anche delle fonti ascetico sapienziali o comunque sapienziali bibliche, ovviamente, da cui è innervato il testo di Flaubert. Florensky fa un gioco divertente, conoscendo l'ossessione filologico-archeologica dello stesso Flaubert, che era uno che leggeva, si erudiva su dati storici per fare appunto, basti pensare a Sallambò, ma alla stessa tentazione di Sant'Antonio, la storia di San Giuliano l'Ospitaliere, lui andava proprio a cercare le fonti per ricreare addirittura i costumi o il micro dettaglio storico che desse proprio una forma di realismo filologizzato assoluto. Quindi Flavensky fa un po' questo gioco cercando anche polemicamente di porsi con Flaubert, addirittura lo taccia di una sorta di estetismo o di mito quasi come dire, questo Antonio visitato dai demoni, quasi come dire, come visitato dalla demonia della scrittura, nel caso almeno di Flaubert, cerca Flavensky, fa questo gioco interessante, pone il personaggio letterario di Flaubert come una sorta di speculare alter ego dell'autore, facendo questo colpisce entrambe le figure, sia Sant'Antonio come rivisitato nella tradizione, sia il Sant'Antonio di Flaubert, e fa una serie di critiche ferocissime, un classico della letteratura occidentale, ferocissime ma sempre molto feconde, cioè non è un'intenzione velleitaria e polemica, non vuole sminuire, come dire, lo statuto letterario di Flaubert, ma vuole dimostrare in sostanza i difetti anche spirituali che la prosa di Flaubert, nella sua elaborazione anche dai diari, sembrerebbe avere. Questo per dirla in insomma misura. Questo
Quindi parlavamo di Metz, Flarensky, Massignon, poi c'è queste bellissime opere recenti di Teresa Ilaria. Sono delle opere molto molto belle che vi mostro. E anche qui sembra veramente, cioè questo innervarsi dei flussi, tutto questo movimento nomadico che lo trovo, come dire, molto molto vicino alla sensibilità proprio. Vedete anche queste figure primarie, sembrano queste, come dire, queste spirali che si... Cioè, c'è questo movimento primario, queste bellissime figure, come vedete. Delle parabole, delle eliche, non so, nella mia ignoranza geometrica, però insomma è un lavoro sulle superfici e i flussi che trovo veramente un corrispettivo grafico molto, molto fedele all'esperienza, insomma, di questa casa editrice. Ora vengo a breve a leggervi, non prima di parlarvi di questo poeta, di Thierry Metz, che è un poeta che mi sta particolarmente a cuore perché un po' anche dopo Longhi, che comprai diversi anni fa, così per puro caso, in una giornata a Firenze, mi fu recapitato da Corsi proprio questo bellissimo libretto. Thierry Metz, che è un poeta francese, un manovale, che per anni scrive queste prose sapienziali, ha una vita molto molto convulsa, piena di tragedie, e purtroppo ci lascerà, insomma, togliendosi la vita. E non prima di aver scritto una serie di testi e di poesie che, come dire, splendono per la forza oracolare, la forza oracolare che è tutta, come dire, presente nel nostro tempo storico. Parliamo di cose di, non, adesso non, di miliardi di anni fa, parliamo. Adesso non ricordo le datazioni, ma adesso ci andiamo subito a vedere. Insomma, parliamo degli anni 80-90 e c'è questa poesia oracolare, anzi testi, come vedo, adesso cercavo un attimo, smemorato come sono dalla bibliografia, parliamo di testi dagli anni 90 fino al 97, al 99, dalla fine degli anni 70 fino al 97. Si scrive l'esperienza di questo poeta. E vado a leggervi una poesia così vi dà immediatamente l'idea di quello che dico, cioè di questa poesia oracolare, semplicissima, come dire, ma non semplice nella misura degli elementi. Cioè la lingua è assolutamente nuda, come una lingua sapienziale è. Cioè, non è che si ammanta, non è crittografata la lingua sapienziale. Metz fa questa operazione, insomma, nemmeno 30 anni fa, che io trovo straordinaria. Con un saggio, peraltro, vorrei aggiungere molto bello dell'editore Jacques Bremond, che era l'editore di Thierry Metz, che Corsi, come dire, si è speso traducendolo e dando voce quindi a Thierry Metz, nel conoscere anche Jacques Bremond, cioè si è stabilito proprio un rapporto personale, quindi si è andato veramente nomadicamente quasi a cercare proprio la voce originale del poeta da chi lo aveva conosciuto. Ora vi leggo questo testo. Il libro è Thierry Metz sulla tavola inventata. Questo bellissimo particolare, se non sbaglio, faccio giusto un'ultima nota grafica del Mantegna, credo un disegno sia del Mantegna, di un'aquila, mi pare di capire, bellissimo. Sulla tavola inventata, Thierry Metz. Dov'è il fratello alchemico, uomo della prima, dell'ultima cena, dalla voce scarlatta, lieto nell'avampare delle mani, sulla tavola inventata? Il volto in fiamme, come un'alba, come acqua che si ritira meravigliata, come una notte che si consuma in oscura creta, il volto come un uccello semplificato. Come vedete,
Basta Metz stesso, non aggiungo altro per darvi insomma l'idea della sua poesia. E lo vorrei accompagnare appunto a Ben Yitzhak, che scrive, e c'è questo discorso quasi la notte dell'alba, come dire il passato della notte e l'alba che riprende come dire i frutti della notte. C'è un po' questo discorso nel lavoro della casa editrice. Dalle poesie di Avraham Ben Yitzhak. Un'alba di chi ha annunciato il gallo e l'oscurità è tornata sul suo trillo rauco e la mano debole che vi proteggeva gli occhi dalla forza del sole. Ma ecco, esso non sorgeva, sia la mano che la bocca avevano mentito. Nella sera perenne ancora vi ergete sulla preziosità del vostro frutto acerbo che avvizzisce. Fate la guardia a un aceto ammuffito, il cui resto è raccolto come una goccia da un secchio, e nel cuore della notte proclamate la vostra felicità davanti a me con piede vacillante. Come vedete, insomma, questi due poeti, a mio personale avviso, non dovrebbero mancare nella biblioteca di un amante di poesia. E vengo all'amatissimo Florensky, che è veramente meraviglioso questo saggio, cioè delle notazioni ironiche a volte, delle cose veramente di una finezza esegetico-spirituale rarissima, ma chi conosce Florensky sa quanto sia geniale la sua prosa e la sua figura in generale. Vengo al quarto capitolo del saggio, che fa una descrizione sommaria, ma sommaria per modo di dire, non c'è nulla insomma della superficialità rispetto a quello che è la tentazione di Sant'Antonio di Flaubert. Per contenuti, la tentazione di Sant'Antonio è uno splendido incubo. Per forma esteriore, se vogliamo, si tratta di un gigantesco monologo. Consolidare ponticelli e passaggi poco visibili tra le vette dello scibile, fotografare con grande pastosità di mezzi toni le ombre della coscienza, dimostrarne ad oculos lo sdoppiamento. Questo è il tema psicologico della tentazione. In altri termini, è con la meticolosità dell'istologo che Flaubert intende mostrare ogni fibra del flusso psicologico in cui, una volta messi all'attenzione dell'abisso, dall'abisso dell'inconscio, i singoli elementi crescono, si intersecano, si acquisiscono un'intensità via via maggiore, si guadagnano piena attenzione e, infine, si oggettivizzano e si proiettano all'esterno, cessando di essere qualcosa di prettamente soggettivo. Non abbiamo in questa sede né il bisogno né l'interesse di determinare quali siano le condizioni metafisiche e gnoseologiche di un tale mutamento qualitativo della coscienza. E si intende qualitativo perché ciò che è soggettivo si fa qui oggettivo. Che a generare il suddetto flusso nella tentazione sia il diavolo quale realtà metafisica, il soggetto stesso, quale realtà sovrafenomenica, oppure, e infine, l'attività congiunta di entrambi, non è cosa che riguardi il fine della nostra analisi, così come fuori dal suo campo si rimane anche il voler rispondere alla domanda su quanto le visioni di Antonio siano materiale per psichiatri. Quel che a noi importa è solamente che tutte le immagini che scorrono in folla scomposta per il poema, come il diavolo e Ilarione, sono per la coscienza di Antonio delle realtà inconfutabili. Ragion per cui al critico spetta di approfondire quanto sia stato fedele Flaubert nel riprodurre lo spirito, il tono generale e la consequenzialità delle visioni, se avrebbero potuto presentarsi a un monaco del IV secolo e se in generale il monaco suddetto poteva somigliare a quello del personaggio flaubertiano. E qui passo, insomma, questa era la premessa, come dire, critica che fa Flaherensky, ma come vedete c'è già una finezza impressionante. E vi leggo giusto un passo della sua descrizione che mi sembra interessante. L'azione del poema ha inizio la sera. Antonio è nel deserto, su una montagna. Il sole tramonta e la grossa croce sulla soglia della sua capanna getta una lunga ombra serotina. Mentre osserva il disco del sole che si nasconde all'orizzonte, Antonio si lascia scappare un sospiro. Non è un lamento di infelicità. Antonio non soffre la mancanza d'agi. Mi
bensì lo scarso fervore nella preghiera. Un sospiro tanto lecito parrebbe che se non accadesse quanto poi accade, lo riterremo frutto di una sacrosanta insoddisfazione senza cogliervi altro proposito. Invece, come una pagliuzza nell'occhio dello spirito, esso racchiude il germe di future tentazioni. È un primo e flessibilissimo distacco da Dio, un vago avanzargli delle pretese, con la pagliuzza che da invisibile pian piano inizia a dare notizia di sé. Il paragone tra un passato ormai remoto e il presente sorge spontaneo. Allora pare, il cuore era sempre colmo di grazia. Compiere il proprio dovere era cosa facile, si era fervidi nella preghiera. Va da sé che il pensiero subito si appoggia ai fatti della vita. Antonio ricorda la madre, che quando lui aveva scelto il deserto si era ammalata, la sorella che si era adoperata per farlo tornare, le lacrime di ammonaria, la ragazza che gli amava. Andrà notato, tra l'altro, che la componente romantica del poema, l'amore di Antonio per Ammonaria, non ha, dalle vite del santo, alcun riscontro storico. Per associazione, Antonio ripensa poi ai primi passi nell'agone dell'ascetismo, agli attacchi dei demoni. Alla mente riaffiorano gli insegnamenti delle sacre scritture che il vecchio Didimo gli impartiva. Si risvegliano di vivide le passeggiate per Alessandria, centro del mondo culturale, dove lui e Didimo avevano incontrato gente di ogni sorta e settari di ogni genere, seguaci di Manes, Valentino, Basilide, Ario, che cercavano di battere i rivali nel confronto. E qui vengo all'ultimo passo. Per scrollarsi di dosso il turbamento generato di quei conversari, Antonio soffoca scientemente i propri rovelli, pensando alla sua vita seguente e al rispetto di cui aveva goduto. Si insinua qui una nota appena udibile di compiacimento che trapassa fisiologicamente nel ricordo di quanto fatto e di come ad Alessandria egli aveva cercato il martirio durante le persecuzioni. Fresca è soprattutto una scena rimasta impressa nella memoria: una donna è legata a una colonna nuda e alcuni militari la stanno bastonando. Antonio riconosce Ammonaria e il ricordo si tinge di pur vaga sensualità. Per reprimere quel moto impuro, Antonio cerca di pensare ad altre sue gesta, ad Atanasio e a come insieme avevano tenuto testa agli ariani. E qui poi continua tutto questo discorso su, come vedete, un'analitica precisissima di come la tentazione e l'ascesi siano congiunte sia nella figura storica che nella figura letteraria ritratta da Flaubert. Io vi vengo a salutare con un ultimo velocissimo passo di Riccardo Corsi, mente e anima insieme ad altri sodali di questa bellissima esperienza editoriale che io vi consiglio spassionatamente, che mi sembra, come dire, un due frammenti che salutano meravigliosamente. Muoviti, anima mia, muoviti prima che sia troppo tardi. È da vivi che bisogna imparare a far correre l'anima. Da morti, quello che abbiamo imparato da vivi può salvarci la vita. Lanciamo il bastone al cane della nostra anima, ce lo riporterà scodinzolando, ebbra di quella libertà assaggiata nella corsa. Lanciamo sempre più lontano il bastone. A questo serve l'infanzia. Fino al giorno in cui un lancio ancora più forte, oltre la linea degli alberi, la libererà per sempre. In quel momento, solo in quel momento, essa nascerà veramente dentro di noi, perdita santa, ma nel buio tutto questo è lontano. Vedo il mondo con l'occhio dell'affogato. Sono come il mendicante. Ebro di un altro luogo, rendo porosa la soglia. E come vi dicevo, vi ripeto velocissimamente i titoli: Antonello Lombardo, Le memorie di George King, Libro del vento di Riccardo Corsi, Hergé, Mon ami di Michel Serres, La notte dei lapis di Maria Seoane Hector Ruiz Núñez, a cura di Alessandra Riccio. Poi, ci sono vari autori, quindi vi dirò solo il titolo: La carta, Viaggi immaginari, sogni di una mappa del Cinquecento, un bellissimo catalogo saggio meraviglioso. Poi, Pane
Pavel Flarensky, Antonio del Romanzo e Antonio della Tradizione, a cura di Natalino Valentini e traduzione di Claudio Zonghetti, edizione degli animali. Thierry Metz, sulla tavola inventata, con prefazione di Jacques Bremond e traduzione e cura del nostro amico Riccardo Corsi. Poi, Avram Ben Yitzhak, poesie con un saggio di Lea Goldberg, traduzione a cura di Anna Linda Callo e Cosimo Nicolini Cohen. Poi, proposte per una critica d'arte con una prefazione di Giorgio Agamben, Louise Massignon, rifugiati europei e migrazioni internazionali, perdonatemi ma tutti questi titoli a volte potrei non ricordarmi, sempre credo. Allora, c'è una prefazione di Salah Stetie, postfazione di Geraldina Colotti, cura e traduzione di Riccardo Corsi. Poi veniamo alle bellissime immagini di Teresa Iaria, questo Opere Recenti, che ha questo delizioso cataloghino di opere. Tutti questi libri ovviamente sono ordinabili al sito della casa editrice, ovvero posta@giomettitrantinoantonello.it. A presto.